Ciao ragazzi, benvenuti sul canale di Guru Dog. Oggi parliamo del cane che morde il guinzaglio. Come sempre, bisogna capire la reale motivazione e bisogno che ci sta sotto questo comportamento. Di base, quando usciamo in passeggiata e il nostro cane comincia a mordere il guinzaglio, è perché è molto stressato ed è agitato e quindi cerca nel guinzaglio una sorta di scarico. Io lo chiamo il ciucciotto, tra virgolette, che lo aiuta a diminuire questo stress che lui sente. Quando succede questo, le soluzioni che possiamo mettere in atto fin da subito per gestire questa situazione sono due. O lasciamo a terra il guinzaglio, dove possibile ovviamente, perché tutto quello che è nelle nostre mani per il cane è estremamente interessante e quindi tendenzialmente lo porterà a mordere il guinzaglio quasi come un gioco. La seconda cosa che possiamo fare è proporre uno scambio al nostro cane e portare il guinzaglio in modo che lui lo lasci dalla sua bocca e portare il guinzaglio dietro, in modo che non sia più davanti alla bocca del cane e non gli venga facile poterlo mordere. Detto ciò, dobbiamo come sempre però farci la domanda principale, che è: per quale motivo il nostro cane, quando è in passeggiata, sviluppa uno stress così alto che lo porta, un'agitazione così alta, uno stress così alto che lo porta poi a mordere il guinzaglio? Le motivazioni principali possono essere quattro: o una malgestione degli strumenti con il quale portiamo fuori il nostro cane, e quindi se portiamo fuori il nostro cane con il collare e anche involontariamente diamo degli strattoni, lo portiamo a sentire un fastidio e quindi lui morde il guinzaglio per potersi divincolare da questo fastidio che continuamente sente attorno al suo collo. Il secondo motivo può essere una necessità di libertà. Solitamente, cambiando gli strumenti di passeggiata, io consiglio sempre nei miei percorsi la pettorina e i guinzagli almeno lunghi 3 metri. Ho fatto un video dove vi spiego le motivazioni per il quale consiglio questi strumenti. Il problema tendenzialmente tende a diminuire. La seconda motivazione, anche se il cane è portato fuori con la giusta strumentazione, può essere la mancanza di libertà. Ovvero, il cane ha bisogno di stare libero, ha bisogno di esplorare il mondo attraverso la libertà. Tanti proprietari non lasciano libero il cane per paura che non torni, per paura che si perda, per paura che vada sotto le macchine. Questo porterà il cane ad avere una frustrazione per la necessità di poter correre libero. E correre libero per me non significa lasciarlo libero in un'area cani o lasciarlo libero in giardino. Correre libero per me significa portare il nostro cane in un giusto contesto dove possiamo cominciare a creare una buona passeggiata gestita in libertà. Il terzo motivo può essere una gestione troppo controllata della passeggiata. A volte mi capita spesso di vedere proprietari che continuano a strattonare il proprio cane per poterlo tenere al piede, per poterlo rallentare nella passeggiata. Questo impedisce al nostro cane di annusare, di sentire gli odori e quindi lo manda in grossa frustrazione, portandolo appunto a scaricare sul guinzaglio. Il quarto ed ultimo motivo può essere proprio una richiesta di gioco, perché questo accade soprattutto nei cuccioli, perché magari abbiamo cominciato a giocare così scherzosamente con il guinzaglio e quindi per lui è diventato uno strumento da utilizzare per il gioco. Infatti, io dico sempre nei miei percorsi, come prima cosa, di non utilizzare questo strumento per far giocare il nostro cane. Ci sono gli strumenti per giocare e gli strumenti per la passeggiata. Se hai trovato questo video utile, iscriviti al canale, metti un bel like e accendi la campanella per rimanere sempre aggiornato sulle nuove uscite. A presto!